Ciao a tutti, io sono Claudia e sono stata la maestra del piccolo Cristian Durazzi dell'asilo nido. Io e le mie colleghe anni fa abbiamo avuto la fortuna di essere state scelte da due persone meravigliose, mamma Romina e babbo Giacomo, che hanno creduto in noi e ci hanno affidato la cosa più importante della loro vita, e cioè il loro piccolo Cristian. Abbiamo accolto Cristian in questa struttura che aveva 5 mesi. Insieme a noi ha mosso i suoi primi passi, ha detto le sue prime parole, ha fatto le sue prime esperienze e ha fatto anche le sue prime amicizie. Aveva un grandissimo dono ed era quello di contagiarci con il suo sorriso. Era dolcissimo, era un bambino molto sensibile e molto molto timido, e per noi era veramente il bambino felice, noi lo chiamavamo proprio così. Inutile dire il vuoto che Cristian ha lasciato qui dentro e in mezzo a noi, ma per fortuna il suo ricordo è vivo, continua a vivere qui con noi sempre, ogni giorno, e avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore. Ciao a tutti, sono Francesco, un caro amico di Michele Barchiesi. Le nostre famiglie si conoscono e si conoscevano molto bene, per questo motivo siamo praticamente cresciuti insieme. Di Michele posso dire che era un ragazzo sempre solare e sorridente, che amava molto divertirsi in ogni forma, ma soprattutto amava lo sport. Infatti negli anni ha praticato nuoto, tennis, e negli ultimi anni l'avevamo convinto anche a venire a giocare a calcio alla Vigorina, dove aveva trovato un ambiente piacevole e molto positivo. Spero che con questa iniziativa più persone possibili riescano a ricordarsi di lui a lungo, perché per chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo difficilmente se lo dimenticherà. Video per Daniele, molto breve. È importantissima l'iniziativa di dedicare un campo di calcio a 3 ragazzi, di cui uno è proprio un piccolo bambino. La vita va difesa, va tutelata, va ricordata e va vissuta. Quindi Daniele ne sarebbe felice, ne è felice, continua ad essere con noi, un ragazzo serio, birichino, amante della vita, amante del calcio, curioso, amante dello studio, avrebbe voluto fare ingegneria meccanica. Gli sono state tarpate le ali, ma lui continua ad esserci e a volare e ad insegnarci molto, anche a noi che siamo stati suoi insegnanti. Anche a noi. Nello stomaco, dammi l'insetticida. Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita. Voglio ridere come non avessi mai pianto. Voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong. L'abbiamo fatto ed ero innamorato fino a... Sono stata l'insegnante di Michele d'inglese al liceo classico Perticari e ho un bellissimo ricordo di lui. Era un ragazzo allegro, pieno di vita, giocoso, anche se qualche volta un po' birichino. E beh, inglese non era la sua materia preferita, tanto è vero che mi ricordo il primo anno gli avevo dato il debito, però questo non aveva influito sul nostro rapporto, che era rimasto di stima, di fiducia, di affetto reciproco. Ciao a tutti, io sono Valentina, ho avuto la fortuna di essere una delle maestre di Cristian e ho ovviamente un bellissimo ricordo. È stata veramente una grande fortuna poter essere la sua maestra, anche se purtroppo per breve tempo. E con me ha insegnato il maestro Franco, che ora è andato in pensione, ma ha lasciato un giardino bellissimo dedicato a lui, nel quale i bambini possono giocare e dove lo possono ricordare ogni volta che vogliono. Eccolo qua. Questo è il giardino dedicato a Cristian, che il maestro Franco, con tanta cura e tanta passione, ha costruito dallo scorso anno e che crescerà e diventerà grande. Qua i suoi compagni di classe avranno il suo ricordo. È uno spazio dove loro giocano e dove ogni giorno, ecco, si sentono come insieme a lui. Ecco qua, giardino dedicato a Cristian, con tutto il cuore. Ciao a tutti.
tutti, sono Giovanni Belogi, portiere del Sinigallia Calcio e ex compagno di squadra di Daniele. Il ricordo che ho di lui è che era un ragazzo solare, molto devoto a questo sport e che dava il 100% ogni allenamento. Ogni partita che mi ricordo di aver giocato con lui era un mix di emozioni diverse, ma per tutti i componenti della squadra, perché lui era un trascinatore, era il numero 9, davamo palla a lui e lui sapeva cosa fare in attacco. D'altro canto ha fatto moltissimi provini per squadre professioniste. Ciao a tutti, sono Orlando Tomba, sono un istruttore di scuola calcio della Ligurina. Ho conosciuto e ho avuto il piacere di stare insieme a allenare Michele Barchesi. È passato un po' di tempo, ma il suo ricordo è ancora grande. È stato un ragazzo generoso, molto simpatico, molto altruista, anche capace. Quindi è con piacere che lo ricordo in questo momento e spero che il suo ricordo rimanga lungo in tutti i cuori delle persone che gli hanno voluto bene. Ciao a tutti, sono Andrea Siena, istruttore della scuola calcio Vigo Senigallia e ricordo con piacere Cristian Durazzi all'età di 5 anni quando l'abbiamo accolto in questa società. Con molto affetto ricordo il suo divertimento nel giocare, la sua voglia di venire a fare la partita, come la chiamava lui, partita. E sarei molto contento se questo bellissimo impianto venisse intitolato a questi tre ragazzi prematuramente scomparsi. Massimiliano, direttore sportivo e responsabile tecnico del Sinigallia Calcio, meglio conosciuta come S. Sono stato prima istruttore tecnico nelle categorie primi calci e pulcini, poi allenatore nelle categorie agonistiche e ho allenato Daniele Pungetti sin dei primi calci. Con noi era un bambino intelligente e tecnicamente dotato, sopra la media, solare, disponibile verso i suoi compagni. Tant'è che nel luglio 2015 fu selezionato dall'Ancona Calcio per affrontare il campionato giovanissimi nazionale. Rimase 2 anni con loro e poi, a causa del fallimento della stessa, tornò a giocare con i suoi compagni di squadra ed amici d'infanzia. Compagni che quella maledetta sera, il 7 dicembre 2018, erano con lui a festeggiare e ballare come altre volte hanno fatto. Daniele non è più fisicamente con noi, ma è ancora vivo nei nostri cuori. Infatti ogni anno ci ritroviamo tutti assieme, genitori, società, compagni di squadra, di classe ed amici, il 19 febbraio a festeggiare il suo compleanno, perché ci piace pensare che ancora lui è con noi e sempre lo rimarrà. Ciao Daniele. Mi ricordo Cristian, appena arrivava al campetto, mister facciamo la partita! E io, se volevo farlo arrabbiare, dicevo oggi niente partita e lui metteva il broncio. Questo è uno di tanti ricordi. Poi durante il lockdown credo che sia stato il ragazzino che ha fatto più video con gli esercizi. Ciao Cri, ci manchi.